Ciao a tutti amici di Roma IV, bentrovati, eccomi qua di ritorno con un nuovo unboxing ed oggi andiamo ad unboxare la J Horror Collection della Midnight Classic che in questa occasione ci regala ben due classici dell'horror giapponese, ovvero Pulse, o Kairo in originale, e Dark Water. Sono usciti anche singolarmente, ma in questa edizione che trovate in esclusiva sul Fan Factory Shop ed è limitata a 1000 copie numerate, trovate anche la versione 4K di Dark Water che è disponibile solo in questo cofanetto. Devo dire che è anche un bel 4K, poi se non vi interessa, ripeto, li trovate anche in edizioni singole. È una splendida edizione limitata con oltre 4 ore di contenuti speciali e all'interno troviamo questa cover non particolarmente ispirata, ma probabilmente dettata dai giapponesi che mettono sempre bocca su tutto ciò che di loro esce all'estero. Quindi non, secondo me non è un'idea del team della Vertigo che realizza sempre delle ottime edizioni per quanto riguarda gli artwork. E poi abbiamo le due card con i poster originali, in questo caso Pulse. E poi Dark Water, vi ricordo che questi sono i film originali giapponesi e non i remake hollywoodiani. Nella parte posteriore, ovviamente, i loghi degli aventi diritti e quello della Midnight Classic. E poi abbiamo il classico booklet con stilizzata l'immagine della protagonista, la mamma di Dark Water. All'interno, saggio sul film, sempre della redazione di Notturno, ottima carta e anche ottime foto, splendide foto su entrambi i film. Io credo che la Midnight Classic ci regalerà nei prossimi mesi anche G1 o per molti The Grudge, ma comunque arriverà secondo me anche questa saga horror giapponese per completare questi recuperi che secondo me sono preziosissimi. Mai mi sarei aspettato queste uscite sul mercato italiano in HD, addirittura in 4K, quindi sono felicissimo. Vi ricordo 1000 copie per l'edizione che vi sto presentando, le limitate sul Fan Factory Shop e vi lascio il link in descrizione in basso. Splendida veramente edizione. E poi ci sono i dischi, il disco 4K di Dark Water con addirittura HDR, ragazzuoli, quindi niente niente male, è un ottimo disco. Il disco Blu-ray, che comunque si vede molto bene. Gli extra sono sui dischi i dischi Blu-ray e poi abbiamo anche il disco di Pulse. E poi per finire, ovviamente, c'è anche l'immagine interna. Che dire, ragazzuoli, per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, mettete un bel like. Se vi fa piacere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare aggiornati sempre sull'uscita dei prossimi unboxing. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao a tutti.